Luchadores, ben ritrovati. Io sono Silver e finalmente abbiamo raggiunto Majula, questo posto stupendo, meraviglioso, che ci toglie il respiro la prima volta che ci arriviamo. E qui invece respireremo un attimo, ci siederemo tranquilli tutti attorno al falò principale del gioco, quello dove torneremo probabilmente più spesso, e parleremo un pochino insieme della nostra esperienza comune di gioco, perché Majula è molto piena di ricordi e anche molto piena di curiosità, cose che ci lasciano addosso un sacco di domande. E questo perché? Perché siamo disattenti. Esatto, perché se continuiamo il discorso del ricordo, Majula è piena di ricordi passati e futuri. È una bella trollata da parte della From, che non si tira mai indietro quando può prenderci un pochino in giro. Ricordiamoci il gioco del pendente in Dark Souls 1. Ve lo ricordate, vero? Com'è andata a finire? Ci siamo fatti le grasse risate e qualche vaffanbrodo a Miyazaki l'abbiamo tirato. Però ci sta. E qui non siamo da meno, perché già all'inizio del gioco stesso pare trollarci prendendoci in giro durante la creazione del personaggio. Quando ci danno il benvenuto le Guardiane del Fuoco ci dicono che questo è un gioco, la nostra storia non avrà alcun senso e che tutti prima o poi cascano lì, passano di lì. I giocatori di Dark Souls 2 sono di due specie, al di là di quelle che abbiamo visto nei video precedenti. Ci sono quelli che hanno giocato anche i titoli precedenti e quelli che non li hanno giocati. Per quelli che non li hanno giocati sarà un gioco nuovo e via dicendo, con tanti aspetti interessanti e probabilmente con molti punti oscuri, tanta trascuratezza e via dicendo. Ma siamo sicuri che sia così? Beh, possiamo chiederlo a chi gli altri titoli li ha giocati. E qui le accuse paiono diventare ancora più grandi, perché ci sono troppe cose lasciate a metà e via dicendo, troppa confusione, poca lore. A tratti è vero, però anche questo rientra nel gioco dei ricordi, perché non sempre i ricordi sono nitidi. A volte possono essere confusi, annebbiati, e lasciarci un po' di amaro in bocca quando non riusciamo a ricordare tutto quello che vorremmo. E Majula di ricordi è veramente piena, a cominciare dall'Araldo. L'Araldo che ci ricorda la fanciulla in nero, specialmente quando si siede a giocherellare con le gambe. Vogliamo parlare del fabbro? Non ci ricorda forse il fabbro ritratto sulla pietra di Demon Soul? O anche la stessa casa di Moglin, dove le due fucine sembrano molto simili a quelli del fabbro che troviamo nelle miniere di Stonefang? Shalquar, che noi associamo per via dei nostri ricordi ad Alvina? Chi non ha giocato a Dark Souls non li associerà a nulla, ma chi ha giocato i titoli precedenti già sarà assalito da qualche dubbio e qualche ricordo. E vedremo che nel nostro cammino ne incontreremo molti, perché tutti ci siamo fatti delle domande quando abbiamo incontrato per la prima volta un cavaliere di Eide. E da lontano ci è sembrato Soler, una versione un po' sbiadita, ci siamo posti dei dubbi, ci siamo avvicinati tentennando, e poi per le mazzate che tirava era meglio magari stargli alla larga. Ma vedremo, perché anche il nome stesso di Majula nasconde qualcosa, secondo me. Ma ne riparleremo, passatemi la citazione. Ora ci troviamo qui per parlare appunto della nostra esperienza. E come detto, l'esperienza personale può essere molto varia. Ma una cosa è certa, è che la From si è sempre divertita appunto a giocare con noi. Per cominciare il discorso, ho pensato di farvi un piccolo esempio pratico. Vediamo, allora, la From ci pone degli oggetti a caso che paiono non avere nessun significato. Ce li mette lì, anche in bella mostra, in modo che noi ci possiamo porre un casino di domande. E quando noi abbiamo finito di porci le domande, quando troviamo le risposte alle domande ce le siamo spesso e volentieri dimenticate. E tendiamo a dare la colpa appunto alla From di trascuratezza e di pigrizia appunto nel mettere i dettagli, nell'aver messo cose a caso e via dicendo. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Io non ne sono convinto. E ora ve ne farò un piccolo esempio pratico, però per farlo, come nel nostro viaggio vagando raccogliamo degli item che tante volte ci svelano appunto questi arcani misteri, anche il Silver ha bisogno di andare a recuperare un item. Datemi solo un secondo, arrivo subito. Ed ecco che grazie alla genialità della From anche un semplicissimo oggetto può dare fuoco alla magia. E in questo caso si tratta di una semplicissima matita.
un oggetto banale, che però solo quando noi saremo in grado di associare a quanto già abbiamo, a quanto ci è stato dato di apparentemente inutile, che ci permetterà di creare la magia di Dark Souls, l'interpretazione, quello che noi sappiamo creare con la lore o con gli oggetti che troviamo a cui magari la From ha deciso di non associare la lore. E dove sta questa magia? Sta tutta nella nostra testa. La From gioca con questo, lavora su questo, ci fa vivere questo, e noi dobbiamo dirle anche grazie. Perché? Perché noi con due semplici oggetti possiamo fare qualcosa di magico. Che ve ne pare? Può essere un'idea per costruire una storia? La storia di uno youtuber che fa le magie e fa comparire i disegni dal nulla? Che ve ne pare? Opla! E la From si limita a questo? No, che non si limita a questo, perché la From ci costringe costantemente a tenere gli occhi aperti, creandoci un mucchio di distrazioni che ci porteranno fuori strada. Esatto, e più delle volte questa confusione è spiazzante, è ciò che ci confonde, è ciò che ci lascia perplessi, è ciò che non ci fa capire più niente della nostra esperienza. Quello che poi accusiamo la From di aver fatto confusione, di essere stata poco chiara e via dicendo. Ma non è detto che sia così, può essere benissimo che sia la nostra percezione ad essere un po' confusa e noi tendiamo a dimenticarci un po' troppe cose. Altri difetti che purtroppo abbiamo riscontrato nei giocatori possono essere anche cose che scompensano i pregi che ha avuto Dark Souls 2. Ad esempio, una delle cose che più è piaciuta ai giocatori è l'immenso arsenale e quantità di item che abbiamo a disposizione, il dual wielding che ha dato un tocco in più al gioco e al suo stile di combattimento. Però questo non è stato abbastanza, perché ci siamo ritrovati a dover combattere, fra virgolette, con un moveset molto limitato, ripetitivo nelle varie armi, cosa che era stato un po' il fiore all'occhiello del titolo precedente. Questa cosa è dispiaciuta a molti, a tanti altri che magari non fanno troppa bada al concetto dei moveset, forse no, non è stata una cosa così pesante. Però per molti altri lo è stata, anche perché avevano grosse aspettative, specie per poi quello che sarebbe stato il PvP e via dicendo. Già si sono trovati spiazzati con la nuova gestione dell'equilibrio, per tanti addirittura assente, e sì, effettivamente diciamo lacunoso più che altro, però diciamo che appunto è una cosa che può essere legata anche questa al ricordo. Noi non sappiamo chi siamo, abbiamo perso l'identità, non ricordiamo assolutamente nulla, figuriamoci se dobbiamo ricordarci come si usa ogni singola arma. Sarebbe stato bello avere una sorta di curva di apprendimento a riguardo e non dividere la prevalenza delle armi per specie. Magari con la patch si potrebbe migliorare, però effettivamente va dato atto che, come riscontrato da altri giocatori come neo del gioco, di patch ne sono state già fatte fin troppe. E noi non siamo mai contenti, vero? Un'altra cosa che, a dispetto della grande grafica spettacolare, tutto che ci ha lasciato senza fiato in tanti frangenti, il level design stesso è quello che ha lasciato perplessi molti giocatori, anche i collegamenti fra i vari livelli praticamente inesistenti, le zone che non si sfioravano nemmeno. Però per questo vi richiamo per l'ennesima volta il video di Luca Cencio. Se le zone sono ideologicamente così distanti e il nostro viaggio come quello di un ricordo, quando io vi dico pensate ad esempio all'ultima volta che siete andati al mare, voi con la mente siete già in spiaggia, non vi ricordate magari tutto il tragitto, poi ripensandoci sì, però distinto voi sarete già al mare, ci avete messo magari un secondo a fare 300 km e questo è come funziona magari diciamo lo spostamento in Dark Souls 2. Non è una cosa soddisfacente, ma per un mondo così vasto è diventata purtroppo, per fortuna, una necessità. E il raggiungimento delle zone può essere discutibile. Le zone magari no, perché sono esteticamente bellissime, a volte strutturate in maniera magari un filino troppo lineare, però a me sembra eccessivo descriverle come hanno fatto molti, corridoi. L'arrivare dal punto A al punto B, perché fondamentalmente tutti i videogiochi sono corridoi, perché a seconda della strada che facciamo noi arriviamo comunque da un punto A a un punto B,
niente quante vie secondarie ci sono. E in questo caso non è neanche che sia troppo lineare Dark Souls 2, perché è vero, magari un livello ci permette di andare in una sola direzione, ma tanto vero che lo stesso livello lo possiamo magari anche saltare, o come la Bastiglia, accedervi da più punti, percorrere zone comuni o saltarne di intere, fare run completamente diverse una dall'altra. Per cui noi abbiamo la percezione di un piccolo corridoio, ma in realtà siamo in un salone immenso. Non è detto che sia prettamente così restrittivo, per cui anche il level design può essere stato percepito come un errore, come qualcosa di sbagliato, ma non è prettamente così. Un'altra cosa criticabile è stato magari lo sviluppo delle armi, legato al discorso appunto che ne avevamo molte. Tanti si sono lamentati che tagliando le code dei vari draghi, boss e via dicendo, non si ottenesse nulla. È anche vero che non ottenere anche le meccaniche ripetitive può essere interessante, e questo ha permesso di ottenere armi in una maniera completamente diversa. È vero, non ci sono i tizzoni, ce n'è uno solo, però questo ci permette di avere un fabbro che crea attraverso i tizzoni e avere dei fabbri, fra virgolette, che ci scambiano le armi con le anime dei boss. Sono meccaniche interessanti che, sviluppate nella corretta maniera, possono lasciare insoddisfatti i nostalgici, ma sono molto interessanti in fatto di meccanica, anche perché non trovare un oggetto con un ramo profumato può far sì che noi non riusciamo a sbloccare Stray Dornifex, o magari a non trovarli, e quindi questo ci preclude l'accesso a tante armi e magari non sappiamo nemmeno che dovremo arrivare lì a scambiarle. Quindi diciamo che tutto quello che può essere visto come una cosa negativa può avere anche i suoi aspetti positivi. Una cosa magari ad esempio molto interessante è stata la possibilità di fare il respec delle statistiche, il poter ricreare il personaggio, riplasmarlo anche nel bel mezzo di una rana, anche più volte. E questi sono tutti aspetti interessanti che Dark Souls ci ha creato. Ma ora siamo qui, siamo seduti attorno al falò di Majula, l'episodio sta per concludersi, e ripercorrendo i ricordi, guardandoci in giro, scopriremo molte cose interessanti su Majula. Ma nel prossimo episodio, e io vi dico solo una cosa, analizzando tutto, siete sicuri che non ci siamo dimenticati proprio di nulla? Io non ne sono così convinto.